Torniamo alla partita di Brescia un attimo. Peccato, diciamo, aver subito quel gol perché nel secondo tempo poteva succedere di tutto, insomma, anche che magari andavamo in vantaggio noi, poteva essere una partita diversa. Sì, sicuramente poteva essere una partita diversa nel primo tempo. Penso che loro un paio di volte abbiano superato la metà campo. Forse nel primo tempo noi dovevamo essere più incisivi, abbiamo avuto un paio di occasioni, forse dovevamo chiuderli ancora di più e nel secondo tempo rientrare con la stessa cattiveria e metterli alle corde come nel primo tempo. Poi c'è Caracciolo, una palla in area, ha fatto un gol bellissimo, difficilissimo, però sapevamo che era un giocatore da temere, così è stato, ci ha fatto gol, siamo stati poi noi bravi a saper riagguantare la partita, a fargli gol, perché non era stato facile fino a quel punto e ancora più difficile da quando abbiamo subito gol. Quindi ecco, se non siamo stati incisivi forse nel fare i primi gol, siamo stati però altrettanto bravi a farlo una volta subiti. Di questo sono contento di questo atteggiamento. Com'è giocare con Gilardino? Sicuramente un'emozione averlo in squadra, un campione del mondo, ma un giocatore del suo calibro è sicuramente per tutti uno stimolo in più a fare meglio, a poter ambire a quel, non dico quello che ha fatto lui perché vincerà la Coppa del Mondo, però sicuramente a fare tante belle cose. Non posso non farti una domanda sull'ambiente, su come ti trovi, su Spezia. Ma allora, io mi trovo benissimo, poi la gente è davvero cordiale, tutti, io abito in centro, sono in giro a piedi, sono diventato amico di negozianti, panettieri, baristi, è davvero piacevole andare in giro. Io non, ho vissuto in altre piazze come Lecce e Catania e non è così, posso assicurarvelo. Ma anche come il tifo ci sono sempre stati d'aiuto, sia in casa che in trasferta, assolutamente. E poi è una città bellissima. Cioè, si fanno a gara i miei genitori e la mia ragazza per venire qua a Ah, sì. trovarmi.